comunicando. Amiche e amici di Volon Bright, siamo qui con Sara Foggetti, socio fondatore dell'associazione Disincanto, ospite della serata Dialoghi sulla salute dal titolo Essere bambini a Torino. Allora Sara, vuoi raccontarci un po' quale attività proponete, di cosa vi occupate? Sì, assolutamente. Allora, l'associazione Disincanto si occupa di bambini soprattutto disabili, ma è un'associazione aperta a tutti i bambini. La totale gratuità per i bambini disabili è un elemento fondamentale e quello che cerchiamo di promuovere il più possibile è l'integrazione tra bambini disabili nel proprio gruppo dei pari, quindi cerchiamo di attivare soprattutto laboratori o attività in cui possano partecipare tutti i bambini, ma ci sono anche dei laboratori un po' più specifici per i bambini disabili. Ci sono laboratori che sono dei must e rimangono negli anni, ma cerchiamo comunque sempre di variare e di proporre anche delle attività nuove. Quest'anno c'è stato ad esempio il laboratorio di Ti parlo coi libri, che è un laboratorio dedicato a bambini con difficoltà di comunicazione, e è un laboratorio di lettura di libri modificati con la comunicazione aumentativa, che è una tecnica per migliorare la comunicazione con altri canali che non sono la parola o comunque l'esprimersi con la voce. Ci sono tre educatrici molto brave che sono anche artiste e allestiscono in queste ore di laboratorio una scenografia in cui proprio attraverso canto, ballo e proprio una specie di spettacolino raccontano questa storia, e i bambini che hanno il loro libro davanti, perché noi diamo in dotazione tutti i libri che seguono il laboratorio, possono leggere e seguire la storia. Poi i libri vengono regalati ai bambini disabili di modo che poi abbiano la loro piccola biblioteca a casa e possano leggerli quando sono prima di andare a dormire o quando sono con i propri genitori. Abbiamo un laboratorio di yoga aperto invece a tutti i bambini, sia disabili che non. È un laboratorio che facciamo da un po' di anni perché piace molto e ovviamente sviluppa il coordinamento motorio, rilassa e tutto. Abbiamo questa insegnante di yoga molto brava. Abbiamo un laboratorio di pet therapy, anche questo aperto sia a bambini disabili che non, perché è un laboratorio un po' particolare in cui questa esperta pedagogista, attraverso il racconto di fiabe in cui il lupo è il protagonista, i bambini appunto interagiscono nella storia, ma anche il cane stesso, quindi il cane diventa protagonista e si creano proprio delle situazioni in cui la storia viene raccontata, ma sono protagonisti anche i bambini che interagiscono col cane ovviamente. Abbiamo attivato un laboratorio di cyberbullismo, anche questo aperto a tutti i bambini, in cui due psicoterapeute seguivano per questo percorso sia per informare e allertare, diciamo, anche i bambini barra ragazzini, perché ovviamente la fascia d'età era un po' più alta, attraverso proprio laboratori, attività di gruppo, filmati e tutto. Abbiamo un laboratorio di inglese per bambini in età prescolare e in età scolare, e un laboratorio di lettura creativa attivato la domenica pomeriggio. Abbiamo uno sportello di parent training di ADHD, quindi quello su appuntamento, e però i bambini o comunque i genitori che si vogliono informare possono rivolgersi a noi. È uno sportello di comunicazione aumentativa, quindi se questa tecnica può servire a bambini con difficoltà di comunicazione, c'è un'educatrice esperta che può indirizzare, diciamo, i genitori. Abbiamo avuto in passato, e vedremo se riattivare di nuovo, un laboratorio di fumetti per bambini autistici e un laboratorio sulle autonomie per i bambini autistici. Rimane il nostro must, anche quello, il sabato pomeriggio, nello spazio della ludoteca Neverland, in cui lo spazio è aperto a tutto il territorio, quindi c'è proprio un gruppo misto molto ampio di bambini disabili e non, e ogni sabato proponiamo un'attività creativa diversa, un'attività di gruppo che può essere lavorare il pongo, il fimo, il laboratorio di cucina e tutto. Poi c'è il momento della merenda tutti insieme e del gioco libero. Quest'anno per la prima volta abbiamo attivato anche una specie di estate ragazzi, anche un po' su richiesta dei nostri genitori, ecco, che abbiamo chiamato Restate con noi, perché è stato poi il primo anno che dopo giugno ci siamo rimasti insieme ai bambini anche fino a inizio luglio, ecco. Ecco, appunto, tra le numerose attività avete deciso di iniziare anche questa nuova attività quest'anno. Com'è organizzata la giornata tipo dei ragazzi?
Allora, anche qui il gruppo è misto, c'erano sia bambini disabili che non. L'idea, scusa se te lo dico, è nata perché ci siamo resi conto che i bambini disabili o comunque le famiglie si trovano poi in difficoltà quando inizia l'estate, perché non ci sono tanti posti che accettano bambini disabili o comunque li accettano in modo numerico inferiore rispetto a quelli che sono e tutto, e quindi volevamo offrire questo servizio sempre gratuito a loro, ma anche a tutti gli altri nostri bambini che i genitori hanno fatto richiesta, se poi sarebbe mai potuto nascere, no, questa tipologia di intervento. E abbiamo avuto delle animatrici, devo dire, molto brave, che hanno organizzato la giornata in cui in un primo momento si organizzavano delle attività all'aperto all'interno della struttura di Via San Marino, in cui appunto si organizzavano giochi organizzati, caccia al tesoro e tutto, e anche le nostre special guest, fra virgolette, la nostra insegnante di yoga, le nostre insegnanti di pet therapy a titolo di volontariato sono venute anche a organizzare qualche mattina con i bambini. C'era poi il momento del pranzo tutti insieme e il momento dei compiti, del gioco libero o della nanna a seconda delle esigenze il pomeriggio, ed è stato molto interessante anche vedere quanto i bambini che non avevano nessun tipo di problema aiutavano veramente molto i bambini disabili nel momento del pranzo, nella lettura dei libri, nei giochi, quindi si è creato proprio un momento di aiuto e di vera integrazione. Ecco, quindi siamo stati contenti e lo riproporremo sicuramente il prossimo anno, magari anche un po' più lungo. Quindi era questa l'atmosfera che avete cercato un po' di ricreare attraverso le attività? Esatto, un momento anche qui di integrazione in cui appunto le differenze fossero abbattute il più possibile e tutti i bambini potessero giocare insieme. Era un po' questo lo scopo e devo dire che è stato raggiunto. Ok, va bene, grazie, ti ringraziamo, grazie. E ciao a tutti. Intanto della vita io mi sto innamorando, comunicando, comunicando.